giunti nel nostro cammino dentro l'alfabeto dell'anima alla lettera F. Brevemente ci soffermiamo sul termine fede. Cos'è la fede? Cosa diciamo noi a proposito della fede? Non ho più la fede, l'ho persa. Oppure ho poca fede, ma vorrei averne di più. Io come prete sento tante volte gente che viene a dire: fortunati quelli che hanno tanta fede come voi preti. Ma insomma, stiamo attenti. Vedete, tanta fede, poca fede, vorrei averne di più. Sono esclamazioni che risentono però tutte di un difetto comune. Un difetto comune. Quale? Quello di porre l'accento totalmente o quasi sulla decisione e l'impegno soggettivo della fede. Io ho la fede, io non ho la fede, vorrei averla. Certamente la fede comporta anche questo, cioè la decisione mia, è una scelta mia personale. Dio ha bisogno della nostra risposta libera e consapevole, ma è appunto Dio colui che prende per primo l'iniziativa. La prima lettera di Giovanni ai cristiani della prima ora: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Non dobbiamo mettere al centro del nostro cammino di fede il nostro io, ma mettere al centro Dio e la sua iniziativa. Il primato è quello della grazia, che è espressione dell'amore divino. Grazia, anche qui è un termine che bisognerebbe mettere in chiaro. La Madonna mi ha fatto la grazia, vivo in grazia di Dio, va bene. Ma il senso primario, originale del termine grazia è gratuità, cioè è l'amore gratuito di Dio, me lo dà gratis, non perché me lo merito. Dio non mi ama perché merito il suo amore, perché sono bravo e bello, ma mi rende bello, mi rende buono amandomi. L'iniziativa è sua. L'uomo illuminato da questa chiamata, da questo amore gratuito, risponde, allora sì, dopo c'è il passo mio della fede e fiducia, con la sua libertà, e può esprimersi in questa libertà nel senso dell'adesione o del rifiuto. L'adesione è la fede, ma quello viene dopo. E guardate che tutto questo è molto bello, perché... Ma capite che se tutto pendesse su di me, sulla mia testa, se tutto fosse calato sulle mie spalle, ma uno scoppia, uno non ce la fa, per meritare la grazia divina, per meritare di avere fede. No, l'iniziativa è sua, io non devo fare altro che lasciarmi amare da Dio. C'è una storia bellissima. Un padre Pio da Pietrelcina, il frate delle stigmate, notissimo, giovane frate, già con le stigmate nel corpo, lui sogna, padre Pio, di costruire un ospedale per tutti quelli che soffrono e di chiamarlo non ospedale, ma casa sollievo della sofferenza. Un sogno, dopo però i sogni bisogna attuarli. Come fare? Lui è un frate, non può muoversi, poi malato com'è, eternamente malato con quelle stigmate. Riceve visite, quelle sì, riceve offerte anche. Ha bisogno di uomini e di donne che partecipino al suo sogno. Un giorno, siamo proprio agli inizi, la casa sollievo è ancora un sogno, arriva una coppia dalla Lombardia, da Modena. Lui è medico,
ateo, massone, e lei è una donna pia, devota, che vuol bene a questo frate. Il marito la accompagna, però non è che gli interessi più di quel tanto. Padre Pio mette gli occhi su questo giovane medico e gli dice: io ho bisogno di te, con una semplicità che fa ridere quel giovane medico. Lascia la tua casa in Lombardia, vieni qui a San Giovanni Rotondo con me, prendi una casetta, tu mi aiuterai a costruire l'ospedale. Ma padre, guardi che lei sta sognando, grazie per l'invito, non ho, arrivederci, anzi addio. Tornano a casa, ma il dottor Sanguinetti, si chiama così, non riesce a darsi pace. Quelle parole così strane, strampalate, di Padre Pio non lo lasciano dormire. Ritorna a consultarlo ancora una volta a San Giovanni Rotondo e continua a dire: guardi padre, c'è un ostacolo insormontabile. Dimmi, io sono ateo, io non credo in Dio. Lei fa una cosa bellissima fondando un ospedale, ma come può avvalersi di me che sono ateo? Non potremo mai incontrarci. E padre Pio: no, ma tu vieni e cominciamo. E questo uomo ha il coraggio di lasciare tutto, diventerà il braccio destro di padre Pio. Padre Pio lo ama più di un figlio. Lui si sente amato, ma non cede una virgola sulla sua fede ateistica. E passano gli anni e l'ospedale sorge e il dottor Sanguinetti è il braccio destro di padre Pio. E tutti sanno che in chiesa non va, che alle preghiere di padre Pio non va, che la comunione non la fa, però sono inseparabili come un padre e un figlio. E alla fine c'è il momento in cui lui scoppia in lacrime, perché ancora una volta un giorno gli dice: padre, ma lei fa tutto questo per me, lei mi vuol bene, io mi do da fare, ma glielo dico ancora una volta, io non credo in Dio. E padre Pio: ma io so che Dio crede in te. E padre Pio l'ha proprio colpito al cuore, e il dottor Sanguinetti si arrende. Credeva di essere lui il regista della sua storia di vita, come ognuno di noi, insomma, noi... sì, magari preghiamo, andiamo in chiesa, però sono io, alla fine sono io a decidere tutto, il destino delle mie mani. Ma non è così. Dio crede in te, Dio ha fiducia in te. Quindi, ma tu affidati a Lui, è Lui che fa. Ti senti un poveraccio, un peccatore, un verme, va bene. Ma lui è più grande di tutto questo. Credi di andare all'inferno perché ne hai combinate? Ebbene, Dio sarà più grande del tuo inferno. Ma capite che una fede così è una liberazione. La parola più vera, più conforme al Vangelo, che un credente possa esprimere, è questa. Non io credo in Dio. Sono sicuro di credere, perché quando sei troppo sicuro dopo diventi tu a maneggiare le cose. Attenzione. Ma la parola più esatta è questa. Io non so se credo in Dio. Posso anche essere papa, ma io non so se davvero credo in Dio. Una cosa so però, che Lui crede in me. E anche se non sono al mio posto, anche se sono un peccatore, Lui è più grande di me, Lui mi accompagna, Lui non smetterà mai di credere e di sperare in me. A questo deve richiamarci la parola fede, secondo tutto quello che Gesù ci ha insegnato.